grazie di essere qui. Oggi è una bella giornata. Come sapete, abbiamo avviato un lavoro su Bagnoli molto impegnativo. È ora che dopo 23 anni Bagnoli sia restituita fino in fondo alla cittadinanza, ai cittadini di Napoli e di Bagnoli, che possa essere un segno forte di rinascita per Napoli, per la Campania, per il Mezzogiorno. Su questo lavoro abbiamo affiancato al lavoro che avevamo già avviato con la cabina di regia in cui Regione e Comune, di cui fanno parte per legge Regione e Comune, in cui c'è stato un avvio di ragionamenti, di piani, di impostazione. Abbiamo cominciato l'attività di bonifica, abbiamo risanato, grazie all'azione del commissario e del soggetto attuatore, l'arenile nord, stiamo mettendo in sicurezza la colmata in vista della sua integrale rimozione, sono avviati i lavori di analisi sul fondale marino per restituirlo, insieme con la rimozione della colmata, alla sua condizione originaria. Sono state realizzate le caratterizzazioni in tutta l'area di Bagnoli, compresa l'area sotto sequestro. Questo è un passaggio molto importante che si è compiuto in questi mesi. Quelle caratterizzazioni saranno portate nella prossima cabina di regia a fine mese, perché vogliamo, sulla base di quelle, sbloccare l'attività di bonifica integrale di tutta l'area. E poi il piano di rigenerazione urbana. È su questo punto in particolare che negli ultimi mesi e soprattutto nelle ultime settimane il confronto governo-regione-comune si è approfondito su un tavolo parallelo che ha, insieme con Regione e Comune, messo a punto fino in fondo la proposta che avevamo presentato in cabina di regia circa un anno fa. Su quella proposta, che nell'insieme costituisce il quadro di riferimento e che manteniamo come la linea portante del nostro lavoro, però abbiamo, come dire, ricevuto sia dalla Regione sia dal Comune una serie di proposte, di messe a punto, di miglioramenti che abbiamo apprezzato, e quindi si è svolto in questi ultimi mesi e soprattutto, ripeto, con un'intensificazione di lavoro nell'ultima settimana, un confronto molto proficuo a livello tecnico ma anche a livello politico istituzionale tra il sottoscritto, il presidente De Luca e il sindaco De Magistris. Questo confronto ha portato oggi ad una intesa che prevede a questo punto una definizione nei dettagli del piano di rigenerazione urbana condivisa da Governo, Regione e Comune di Napoli, e che noi porteremo alla cabina di regia di fine luglio per metterla a disposizione e in quella sede approvare definitivamente il piano di rigenerazione urbana, su cui in modo condiviso potremo lavorare nei prossimi mesi. Io credo che la giornata di oggi è importante, perché la giornata di oggi significa che si apre una fase di lavoro fino in fondo in comune di tutte e tre i soggetti istituzionali deputati a curare la vicenda Bagnoli e ad aprire una prospettiva di rinascita, di futuro, di rilancio civile e anche produttivo. Abbiamo un piano di rigenerazione urbana che comprende attività economiche importanti al servizio della cittadinanza di Bagnoli e di Napoli. Credo che questa intesa che oggi firmiamo e che sarà poi l'asse portante del lavoro sulla rigenerazione urbana che porteremo avanti con la cabina di regia, che poggerà su questo lavoro che è stato fatto, su questo accordo che oggi sottoscriviamo, io credo che questo sia un passaggio fondamentale, perché questo significa poter condividere
in un rapporto di leale e forte, anche dialettica, ma forte e leale collaborazione istituzionale al servizio dei cittadini di Napoli e di Bagnoli, un progetto che può essere, come dicevo prima, decisivo per il futuro della città, per il futuro della regione, per il futuro di tutto il Mezzogiorno, può diventare un faro di rinascita per il Mezzogiorno. Quindi io credo sia un passaggio importante, è una bella giornata, è veramente una bella giornata, dopo 23 anni c'è una condivisione forte delle istituzioni per aprire questa nuova fase per Bagnoli. Mi piacerebbe che questa prima di firmare anche il Presidente della Regione e il Sindaco possano commentare questo lavoro che abbiamo fatto. Io credo che sia stato un lavoro prezioso e indispensabile. Grazie. Presidente. Ma innanzitutto credo di dover ringraziare il Governo per la disponibilità manifestata in questi anni, per la disponibilità finanziaria che ha messo a disposizione, senza la quale credo che avremmo fatto fatica a riprendere in mano in maniera concreta il ragionamento su Bagnoli e ad avviare il lavoro preparatorio di una grande trasformazione urbana che, sulla base delle previsioni del piano regolatore del Comune di Napoli, potrà andare avanti, credo, in maniera a questo punto rapida, senza ulteriori ostacoli. La Regione condivide gli obiettivi sostanziali e funzionali relativi alla rigenerazione urbana di Bagnoli, in modo particolare la rimozione della colmata, la riduzione di volumetrie private, la ricostituzione unitaria della linea di costa da restituire all'uso pubblico. Mi pare che ci siano scelte impegnative, significative e importanti che possono consentire davvero il decollo di un progetto di trasformazione urbana e di rilancio produttivo di un'area strategica della città di Napoli e dell'intera regione. Esprimo la mia soddisfazione. Da oggi in poi, diciamo, entriamo nella fase operativa per quanto riguarda il progetto Bagnoli. Grazie Presidente. Sindaco. Buongiorno innanzitutto, anche io sono estremamente soddisfatto. Sono estremamente soddisfatto di questo risultato, che è un'intesa istituzionale forte, vera, piena di contenuti e piena di rispetto istituzionale dei ruoli di ognuno di noi. Il Governo nazionale, il Governo regionale, il Governo della città di Napoli. Anche noi registriamo che soprattutto negli ultimi mesi c'è stato un lavoro importante, un lavoro di confronto leale, dialettico, franco ma costruttivo, e credo che questo sia un risultato soprattutto nell'interesse non di chi rappresenta le istituzioni, ma finalmente del nostro territorio e dei nostri concittadini e dei nostri abitanti. Che qui parliamo del tema principale che risarcisce un territorio fino in fondo, che è la bonifica. Come diceva il signor Ministro, bonifica integrale. Questo è un risultato non scontato, do atto al Governo di averlo voluto e di finanziarlo. Quindi questo è un tema centrale, perché senza bonifiche possiamo chiacchierare fino ai prossimi 100 anni, non avremmo mai potuto fare niente. E poi c'è un progetto di rigenerazione urbana che ha visto inizialmente una proposta del Governo che con correttezza negli ultimi mesi il Governo ha voluto mettere a disposizione del confronto con le altre istituzioni, in particolare con la città di Napoli e, se posso permettere, aggiungo che sono anche qui presenti, con la municipalità decima di Napoli e con i cittadini di Bagnoli. È un progetto di rigenerazione urbana che ci lascia completamente soddisfatti. È evidente che adesso si firma un'intesa, poi inizia un lavoro difficile, complicato, molto molto impegnativo, e il Comune farà fino in fondo la sua parte, perché si è rispettato il cronoprogramma, il contenuto dell'intesa e tutto quello che ci siamo detti. Ovviamente non posso che registrare
un netto miglioramento, e di questo non possiamo che essere soddisfatti, delle relazioni istituzionali tra il Comune di Napoli e il Governo nazionale, che sono stati anche su Bagnoli attraversati da momenti difficili. Credo che questo segna un momento importante. Ognuno di noi ha le proprie idee politiche a questo tavolo, ha la propria visione della politica, però possiamo dire che su Bagnoli, e non solo per la verità, su Bagnoli si è registrato un clima istituzionale che fa bene alle istituzioni e fa bene ai cittadini che noi rappresentiamo. Quindi da sindaco di Napoli avverto, come dire, il privilegio oggi di firmare questo accordo, perché come ha detto il Ministro sono passati troppi anni. Quindi questo è un accordo importante, adesso l'impegno nostro e di tutte le istituzioni di far sì che da domani questa intesa cominci a camminare con grande forza e con grande determinazione e passione come siamo capaci di mettere in campo. Quindi grazie a tutti quelli che hanno collaborato, perché noi siamo qui a firmare, però se posso, signor Ministro, è giusto ringraziare tutte le donne e gli uomini che hanno contribuito per questo risultato così importante, che non era affatto scontato, anzi all'inizio sembrava quasi impossibile. Grazie. Mi sembra molto giusto anche l'ultima osservazione del Sindaco, e credo che condividiamo pienamente col Presidente questo ringraziamento a tutti gli uomini e le donne che hanno lavorato per preparare questo accordo, e mi sia anche consentito un ringraziamento al Commissario, al soggetto attuatore che hanno coordinato questo lavoro tecnico. Credo che ci siamo, come vogliamo procedere? Chiedo istruzioni a chi sa queste cose. Firma. Bello questo punto. Grazie. Giù le macchine? Ah, ho capito, giù le mani. Ho capito, giù le mani, come si fa? Sì, sì. Allora. Nel testo dell'accordo, in particolare negli allegati, troverete, e saranno messi sul sito sia del governo che della regione che del comune, troverete tutti i dettagli, quindi vedrete che tutti i nodi sono stati sciolti, anche quelli che lei ha detto prima, su Nisida, sul rilievo che avrà lo sviluppo turistico di Bagnoli. Bagnoli, io ogni volta che ci arrivo, in genere arrivo dall'alto della collina di Posillipo,
Ma Bagnoli è uno dei posti più belli del mondo. Bagnoli può diventare un vero paradiso in mezzo a un paradiso, perché tutta la Campania è un paradiso, tutto il Golfo di Napoli è un paradiso. Quindi, come dire, il turismo diventerà sicuramente uno degli asset più importanti, e le attività economiche intorno al turismo, anche quando abbiamo parlato di economia del mare, certamente c'è il turismo di mezzo, c'è la nautica da diporto, cioè, ma c'è anche molto di più, c'è la ricerca scientifica d'avanguardia sulla qualità delle acque e così via. Questo lo troverete tutto nei suoi dettagli, troverete anche la questione di Coroglio. L'accordo è che, tranne la parte, come dire, abusiva, il resto di Coroglio rimane e viene valorizzato come borgo di pesca, e poi viene ricostituita, come diceva prima il Presidente De Luca, la linea di costa completa, messa a disposizione dei cittadini. Quindi io credo che tutti questi aspetti non sono rimasti in sospeso, sono tutti assolutamente definiti, e li troverete, immagino, sempre guardando chissà queste cose, perché io non le so, come si fanno le cose, immagino che da oggi pomeriggio li troverete sui siti di tutte e tre le istituzioni qui presenti. Per quanto riguarda il dramma che stiamo vivendo in questi giorni, prima di tutto esprimo tutta la solidarietà ai cittadini, alle popolazioni colpite, e esprimo anche tutta la gratitudine al lavoro della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, della Polizia e di tutti i volontari che si stanno battendo contro questo sconcio che offende tutti i cittadini italiani e tutti i cittadini del Mezzogiorno. Quello che sta accadendo è uno sconcio, ed è uno sconcio in larga parte voluto in modo doloso. E allora, questo è il secondo passaggio, il governo sta elaborando alcune norme con carattere di urgenza, adesso via via vedremo, che avviano un percorso, perché il tema che è uscito fuori, il problema come si presenta in questo momento, dopo i fatti di questi giorni, ci dice che ci sono diverse, come dire, messe a punto normative che vanno fatte, che taglino le unghie agli speculatori e agli estorsori. Ed è significativo che questo lo diciamo oggi, che è il giorno in cui ricordiamo il sacrificio di Paolo Borsellino. Le organizzazioni criminali non la spunteranno neanche su questo terreno degli incendi. Altre domande? Prego. Città della Scienza, dica qualcosa, Ministro. Con Città della Scienza c'è un dialogo avviato da tempo, all'interno del quale si è definito che ci sarà un arretramento di Città della Scienza, dove naturalmente verrà ricostruita anche la parte che fu a suo tempo incendiata, in una collocazione che consente la ricostituzione integrale della linea di costa. Questo dialogo con Città della Scienza è avviato da tempo, c'è un'interlocuzione positiva, il nostro accordo segna anche qui un passo avanti in questa direzione. E comunque Città della Scienza per noi, ma l'ho già detto altre volte che sono venuto a Città della Scienza, per noi Città della Scienza è un punto importantissimo della rinascita dei Bagnoli, dove nel futuro di Bagnoli la parte di ricerca e innovazione svolgerà un ruolo fondamentale. Prego. Mi perdoni se torno sulla questione roghi. Noi accogliamo con grande piacere la solidarietà e le norme, diciamo, una volta superata l'emergenza, ma in questo momento ancora Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine sono allo stremo e diversi punti della città e della regione bruciano. C'è anche un intervento materiale che verrà fatto nelle prossime settimane in termini di uomini, di mezzi, di risorse. Mi consenta di dire che è già stato fatto, nel senso che l'impegno è stato estremo, tutti i mezzi disponibili sono stati impegnati, siamo stati di fronte ad una situazione di particolare
emergenza e gravità, perché voi sapete che gli incendi hanno riguardato diverse regioni, qui e naturalmente senza nulla togliere a qualsiasi di queste situazioni, direi che le situazioni forse più gravi sicuramente sono quelle che si sono verificate qui, in particolare nell'area del Vesuvio, giù in Sicilia, in Calabria. Abbiamo assistito ad una diffusione di questo fenomeno che ha impegnato tutte le forze disponibili, quindi le forze disponibili sono state messe tutte a disposizione. Continueremo così e cercheremo di rafforzare ulteriormente, non abbasseremo la guardia. Beh, voglio precisare su questa cosa. Volevo dare sulla vicenda dei roghi qualche ulteriore informazione numerica, dopo aver espresso la piena soddisfazione e anche l'orgoglio per come la struttura della Protezione Civile ha risposto ad un problema che è diventato drammatico. Allora, i dati che abbiamo registrato nella centrale operativa della Protezione Civile regionale, al centro direzionale, sono questi, vi do i due dati più significativi. Rispetto al 2016 abbiamo avuto il 1000% in più di incendi. Siamo passati nello stesso periodo da 81 incendi a 760 segnalazioni di incendi. Per quanto riguarda le ore di volo dei mezzi utilizzati per lo spegnimento degli incendi, siamo passati da 37 ore a 560 ore di impiego di 5 Canadair più 2 messi a disposizione dalla Protezione Civile su nostra richiesta e 7 elicotteri della Protezione Civile. Ancora in questo momento sono impegnati nell'azione di spegnimento dei roghi per quello che riguarda la nostra Protezione Civile, cioè i nostri dipendenti e associazioni di volontariato, 700 persone. Parliamo di cifre da operazioni belliche. Renderemo pubbliche le immagini dall'alto dei roghi che sono stati appiccati nella cintura vesuviana e anche nell'area della Terra dei Fuochi. Premesso ovviamente che l'altro sabato sera avevamo spento tutto, nella nottata di domenica si era riacceso tutto anche nei luoghi dove c'erano stati gli spegnimenti. Le immagini dall'alto sono impressionanti perché mostrano il Vesuvio circondato da una catena di roghi accesi a distanza geometricamente simmetrica, diciamo, un'operazione di una precisione unica. Dall'alto si vede benissimo che i roghi sono accesi nei valloni nei quali è impossibile fare arrivare i mezzi su terra. Siamo davvero estremamente soddisfatti per aver fronteggiato una tragedia che poteva avere conseguenze inimmaginabili. Qui abbiamo corso il rischio di vedere bruciare tutta la regione, tanto per essere chiari. Abbiamo impegnato fino in fondo i 103 mezzi della Protezione Civile che abbiamo consegnato il 17 maggio di quest'anno. Ovviamente non prevedevamo di dover far fronte al 1500% di incremento dei roghi, ma davvero le nostre strutture hanno compiuto un lavoro eccezionale per il quale io esprimo il mio ringraziamento e la mia gratitudine. Avantieri il Ministro della Difesa ha dato una disponibilità a fornire mezzi di supporto perché davvero i nostri uomini sono stremati perché stanno lavorando giorno e notte da 10 giorni. Abbiamo colto questa disponibilità e su nostra richiesta, richiesta della Protezione Civile Nazionale, abbiamo avuto messo a disposizione i 60 unità che pensiamo di utilizzare soprattutto per la vigilanza negli assi stradali che collegano con
le parti alte del Vesuvio e del Monte Somma, è la cosa più utile che possiamo fare. Ringrazio ancora la Protezione Civile Nazionale perché nella nottata di domenica ha risposto immediatamente ad una richiesta che abbiamo fatto di un intervento straordinario di un elicottero di grandi dimensioni per intervenire a Torre del Greco, dove avevamo una situazione un po' più delicata a ridosso dell'ospedale Maresca, ma soprattutto di alcune abitazioni civili. E dunque dalla mattina del lunedì alle 5 avevamo già l'elicottero di 9.000 metri cubi di serbatoio che è intervenuto per dare una mano lì. Ovviamente attenderemo le decisioni del governo perché è del tutto evidente dal mio punto di vista che ovviamente la situazione ambientale, il clima, il vento, quello che si vuole, ma insomma mi pare del tutto evidente che c'è molto altro su cui credo che nei prossimi giorni, nei prossimi mesi avremo modo di avere notizie anche più in dettaglio. In ogni caso noi attendiamo con fiducia che ci sia un intervento anche legislativo o normativo da parte del governo, perché davvero siamo di fronte ad atti di delinquenza intollerabili in un paese civile. Prendiamo atto che alcuni di questi piromani sono già stati arrestati, ci auguriamo che questi interventi possano continuare fino all'individuazione di tutti quelli che dovessero aver contribuito a questi eventi. Bene, forse possiamo. Grazie a tutti.